mettevano il nome e il cognome. Ho visto le 100.000 firme raccolte, gente che ci metteva la faccia, sapendo di andarsi a schierare una cosa difficile. Perché se voi vedete quello che è accaduto a tutte le persone, che ovviamente si sono avvicinate come collaboratori, come persone che hanno seguito strettamente il tuo lavoro, sono saltate, hanno avuto problemi enormi, si sono messi in moto i meccanismi della massoneria legale, i centri di potere. Quindi io quello l'ho apprezzato molto. Ecco perché la cosa grave della mia agenda non è stata una massoneria. Io mi sono incontrato tutto facendo il lavoro che ho potuto, devo apprezzare, devo trasferire, devo passare tutto. E il fatto che non vi hanno calcolato, e dico sì perché anche io sono cittadino calabrese, c'è lo Stato centrale, Roma, che aveva un'occasione, finalmente, di un gruppo di servitori dello Stato che non si limitava alle indagini tradizionali, trasfaltrini, ma cercavano di individuare e di contrastare quella grandifamità delle mafie, cioè le corruzioni con l'economia, la finanza, le istituzioni, la politica, eccetera. Invece di aiutare, hanno fatto. Qualcuno potrà dire che aspettavo. Beh, questo è il dato oggettivo. Questa è la gravità di questa vicenda. Ecco perché a me le passerelle politiche e anche istituzionali, con il massimo rispetto, a me non piace venire qua dalla più alta carica dello Stato a scendere, a invitare i cittadini calabresi a prepararsi al crimine organizzato. Perché poi quando andiamo allo snodo della vicenda, i centri politici si uniscono e contrastano i servitori dello Stato che all'interno delle istituzioni mantengono con dignità e presentano le funzioni. Beh, io mi sono reso conto subito, prendendo le sollecitazioni, Pagliaro prima mi diceva che con quelle richieste non sarei andato molto lontano, però ovviamente questo non mi ha fatto cambiare idea. Cioè, se io fossi stato per qualche giorno strappico, se avessi messo una carta nel cassetto, se mi diceva un'altra parte, sarei sicuro che io nel giro di qualche anno potrei diventare il procuratore della Repubblica di Parma, Crotone, di Cosenza. Io ricordo perfettamente che disse a una mia cara amica calabrese nel 2004, questo lo cito nell'altro momento in cui uscire, dico quando in sala di vista Poseidone che capì subito dove stava andando a parare, disse guarda io non lo so che cosa accadrà tra 2 anni, però la Calabria non sarà quella. Perché il magistrato viene pagato per non fermarsi a sostituire le cose. Poseidone sapete come nasce? Nasce con la denuncia di alcuni cagnati. Viene stato, io di turno, non feci bene quell'anno, che veniva denunciato in barra sporca. Questa pratica tendenzialmente non è proprio come viene trattata, viene imparata in barra sporca, con tanti problemi che ci stanno in ufficio giudiziario, si viene a pratica, si mette di là, cioè io posso fare in barra sporca, c'è un registrato che fa in barra sporca. Siccome avevo letto un lavoro della sezione regionale della Corte dei Conti Calabresi, che diceva che i curatori non funzionavano, erano stati costruiti, nonostante erano stati spesi miliardi di euro. Allora fece una legge per i carabinieri del nord, per il loro supermercato va a venire e cavallarci. È un problema di volontà, di determinazione. Ecco perché io sono molto duro nell'analisi e poi duro certe volte ascolto al pessimismo, alla depressione. Non è così, l'ha detto prima Mingo. Queste cose servono per capire che nella vita è tutto un problema, a mio avviso, di umile avviso, di volontà e di determinazione. Nel fare un lavoro singolo, si paga un prezzo, una vergogna che oggi in Italia per fare il proprio dovere si paga un prezzo, però per esempio una cosa che è un prezzo, cioè per esempio che quando la sera ti guardi allo specchio non ti accorgo che la schiena è rimasta dritta, che alla fine della vita del re, quando veramente siamo tutti uguali, ci misuriamo in un certo modo e io credo alla fine siamo anche l'esempio. Quindi se tanti di noi ci muoviamo non solo nel singolo lavoro, ma anche nella collettività, come diceva Mimmo in questo movimento, io nel libro parlo di moltissimo quell'immagine della fotografia che è in quanto stato di voi, cioè il popolo che si mette in cammino, il popolo si deve ribellare, ovviamente in modo pacifico, nelle forme previste dall'ordinamento democratico, ma non deve stare possibile, perché è una classe di gente corrotta che vi vuole nel silenzio, perché con il silenzio e con la mancata conoscenza dei fatti possono continuare a gestire potere politico, spesa pubblica, finanziamenti, subappalti, lavoro e voto. E quindi sarà sempre più una regione che assomiglia non al Sud America di Cuba, o di adesso, ma al Sud America di Washington, dove 2/3 della popolazione sta in una situazione di disagio, di soggezione, e quella che qua in Italia, nel Sud, vediamo come sia mafiosa, non solo in Cuba, ma
mandata in capo, diciamo, del primo Roberto Scarpino, che mantengono e detengono il potere. Qualche altro cresce. Rispondo innanzitutto alla domanda, non è che tu perché te ne sei andato, il re mi sono fermato con gli ostacoli. A me non ci fa solo che mi hai la testa, ma nel momento in cui toccano le funzioni e ti toccano il lavoro, io ti devo fare. Cioè a me non forse a qualcuno sfugge, perciò la domanda è importante. Ma non è che io sono andato via perché avevo degli ostacoli, ma a un certo punto mi hanno tolto le chieste, e vabbè, andiamo avanti. Non è nemmeno di tolgo il lavoro, le funzioni di pubblico ministero, la SEC, ma soprattutto le funzioni di pubblico ministero, è come, che ne so, a uno che ama fare l'insegnante, mettere a fare funzioni amministrative da solo, il chirurgo che ama fare il chirurgo, mettere a fare un'altra cosa, e poi il segnale, ovviamente, perché distrugge definitivamente il cassetto. Siccome penso che noi le battaglie che crediamo dobbiamo portare avanti fino in fondo, fino alla morte, le riforme, ovviamente consentite, non è più un capitolo del magistrato, io sostanzialmente non lo potevo più fare, allora scelgo, o ne può fare il giudice alla piena della madre, il giudice burocrate, conformista, buono buono, piano piano, poi si mette nell'anno, porta lo studente a casa, si mette a giocare a tennis, magari ogni tanto fa qualche altra cosa, tranquillo, oppure quello di testimoniare in altre modo la sua propria storia, ma la propria passione. Altra domanda, la richiesta di esercizio Guainotto, una sconfitta o una vittoria? Ma direi questo per essere molto sintetico, perché non mi va a ricordare le cose di cui sono rubato. Da un lato non so che ovviamente quelle richieste così di Guainotto erano serie, nonostante, dall'altro vi devo dire la verità, sono state fortemente ridimensionate e smantellate. In parte fisiologico, perché chiedere indagini di questo tipo è complicato che possa seguire un architetto che è da un edificio che ormai è quasi finito e lo deve in qualche modo continuare, però ci sono state forti dimensionamenti di varie dimensioni. Una precisazione sul fatto dei Lions, Rover, Rivals, anticamera, io faccio un discorso un po' più articolato dove talvolta diventa anticamera una massoneria e soprattutto non mi piace, a me non mi piace i piccoli di appartenenza, ma ho fatto pensare fuori me, non l'ho pensato, ma non mi piace i luoghi dove si creano forti vincoli di appartenenza, a me piacciono più luoghi aperti, i luoghi in cui non si appoggiano, non si sostengono delle persone perché necessariamente appartengono in qualche modo alle aree in cui fai riferimento, ma di essere un po' più libero e un po' più online, tanto è vero che io anche grande valore spesso di un sacco di mazzate, perché quando dico che la questione morale la dobbiamo porre a tutti, innanzitutto è loro, però perché non credo ai ragionamenti di appartenenza. Il progetto centrista, e io lo dico nel libro, io che cosa sono? Penso che si può fare, però questo. Cioè io vorrei finalmente un'alternativa solo per pensare, io vorrei finalmente un'alternativa a Berlusconi, al Berlusconismo che ha preso anche il centro-sinistra, che è diventato fotocopia dell'originale, e l'Italia ha fatto la fotocopia del centro-sinistra. Allora, per fare un cambiamento, secondo me dobbiamo partire da un laboratorio politico che mette insieme innanzitutto le forze del centro-sinistra, di quelle di tipo tradizionale, il Partito Democratico, la sinistra popolare, la Camera, non basta, si deve aprire movimenti, le associazioni, le idee, e da questo laboratorio politico che deve partire un nuovo progetto politico. Se poi questo progetto politico viene condiviso anche da altre forze, con le quali tu vai a porre questo progetto,